Quando mi è stato proposto di essere l'oratrice qui oggi, in un giorno così importante, mi sono chiesta chi? Io? Però poi, riflettendoci, mi sono detta sì, io, qualcosa da dire ce l'ho. Mi presento, sono Marta Maria Manzotti, laureata in filosofia a Macerata. Ora sono una volontaria al servizio civile e curo il progetto dell'Arci Servizio Civile, la memoria dalle storie locali all'educazione alla pace, grazie al quale sono entrata in contatto con questa realtà. Dedico due righe a questo progetto che mi ha aperto tante porte da scoprire, tra cui questa appunto. Mi riferisco alla terribile e disumana soluzione finale del problema ebraico, ovvero la Shoah e la ribellione a quel regime nazifascista, ovvero il movimento di liberazione in Italia. Vogliamo far sì che la memoria, insieme alle celebrazioni annuali che la riguardano, si trasformi in uno stile di vita concreto, in un modo di pensare non solo teorico ma pratico, trasformando quindi l'evento in quotidianità, in qualcosa non di vecchio e di antiquato, ma contemporaneo. E come? Questa conoscenza che ci entra dentro trasforma la nostra percezione, risveglia noi la voglia di confrontarci con gli altri, secondo i valori del rispetto e dell'apertura mentale e della diversità. Per esempio, noi volontari di questo progetto, provenienti da territori diversi, ci siamo incontrati tutti quanti a Roma e insieme ci siamo potuti conoscere e confrontare. Infine, c'è la volontà di espandere questo dialogo alla nazione intera, stimolarla ad avviare un dialogo con il passato e ad avviare una trasformazione interiore. Grazie per essere stati qui, grazie, buona serata.